Ciao a tutti ragazzi, sono Lulgard, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi andremo a fare il mercato che farei dell'Atalanta. Perché sono vestito con amici jeans? Perché ho un colloquio di lavoro. Fate il video, lo carico dopo in modo tale che vi metto nella descrizione com'è andata. E incrociamo le dita. Prima di partire ragazzi vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi, per chi non si iscrive al canale non arriva a Natale e io fossi con voi, almeno a Natale ci vorrei arrivare. E partiamo subito. Ho costruito un Atalanta che possa vincere lo scudetto. Il modulo sarà il 3-4-2-1, stranamente non è il 3-5-2 e il 4-2-3-1, stranamente. Però vabbè, importa Atalanta, Goldini, Sportiero, Rossi, Radunovic e Karnesecki che ritornano dal prestito. Qua in porta farei Gollini, lo vendo a 20 milioni. Sportiello lo vendo a 5. Rossi andrà via a parametro 0. Poi dopo vi dirò chi ho preso in porta. Nell'esa l'Atalanta, Romero, Ginzetti, Toloi, Palmino, Caldara e Stutalo. Innanzitutto Caldara non lo riscatto, quindi io finito il prestito e c'ho Caldara. Sugli esterni, a destra, l'Atalanta, Hartebur, Maele e Mattiello che ritorna a prestito, ma gli scade il contratto, io non glielo rinnovo. E ciao Mattiello. Esterni sinistri, l'Atalanta, Gosens, Ruggeri, e rimarrei così. A centrocampo, Deron, Freuler, Pasaliccio. E poi centrocampisti, cioè solo da tre quarti, Magnoschi, Pessina, Mirage, Romalenko e Ilicic. Ilicic lo vendo a 10 milioni. Milioni e ciao Josip. In attacco Zapat, Müller e Lammers. Lammers è l'unico che presto. Quindi vi vado a ridire le cessioni che ho fatto. Gollini a 20, Gollini, Sportiello, Rossi, Mattiello e Ilicic. Presto Lammers. E vado a dire i riscatti, che ne è solo uno, quindi chi ho riscattato Romero per 16 milioni, Caldara lo saluto, lo impacchetto, io lo rimando al Milan. Andiamo a vedere però che ho comprato. Ho comprato Buffon a parametro 0, difesa Zagadou a 18, Godin a 2, Locatelli a 40 e poi volevo un altro attaccante, ovvero Simi per 9 milioni. Vado a leggere subito la formazione, che poi Simi a 9, cioè io ho visto vari siti eccetera, Simi viene valutato 3 milioni, io gli ne offro 9 al Cortona direttamente. In porta Buffon titolare, Karnesecki riservo, difesa Godin, Zagadou, Romero, pronti a subentrare Toloi, Palomino, Ginzetti, a destra Hartebur, a sinistra Gosens, centrali Locatelli, Pessina, pronti a subentrare Deron, Freuler, ma volendo qua ci può giocare anche Pasalic eccetera, cioè io ho messo ovunque giocatori come fa Gasperini. Sono al tre quarti Malinowski, Mirenchuk, pronti a subentrare Pasalic e Kovalenko, e attacco Zapata di titolare, Muriel pronti a subentrare. Allora, ricapitolando, quindi abbiamo in rosa Toloi che in difesa può giocare ovunque, terzino a destra, a sinistra, centro a sinistra, a destra e centrale proprio. Poi abbiamo a centrocampo abbiamo Pasalic che può giocare al centro e sulla tre quarti, Malinowski che può giocare al centro e sulla tre quarti, Pessina, idem, Miranchuk la stessa cosa, Kovalenko la stessa cosa. L'unico di ruolo al centrocampo è Locatelli che può giocare solo al centro. Poi in attacco abbiamo anche Muriel che può giocare prima punta e dietro all'attaccante. Quindi va benissimo così. E quindi ragazzi, per questo video è tutto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi!